un mantello denominato tilma, realizzato in fibra di agave appartenuto a uno dei primi indios aztechi battezzati, Juan Diego. Un mantello intatto da 5 secoli a questa parte. Su di esso si è formata miracolosamente l'immagine della Madonna, quella di una giovane meticcia circondata dai raggi del sole e la luna sotto i piedi. Indossa una cintura di color viola che per gli aztechi indica la gravidanza. Gli spagnoli dominavano su quelle terre già da 10 anni quando sulla collina di Tepeyac, vicino Città del Messico, a Juan Diego apparve colei che si presentò come la Signora di Guadalupe, parola interpretata come la trascrizione in spagnolo dell'espressione quali chopeu, colei che schiaccia il serpente. 4 apparizioni in pochi giorni, l'ultima il 12 dicembre 1531. Quella mattina era stato promesso a Juan Diego un segno della Vergine, ma l'indio non si recò all'appuntamento per cercare un sacerdote che confessasse suo zio, ormai moribondo. Maria gli apparve per la strada, annunciandogli la guarigione dello zio e invitandolo a raccogliere delle rose, fiore insolito per quella stagione, sul colle delle apparizioni, da portare al suo vescovo incredulo. Juan Diego ne raccolse un mazzo, custodito nella sua tilma. E quando l'aprì davanti al vescovo e ad altri 7 testimoni, ecco che sul mantello era impressa l'immagine della Madonna. Un manto da allora venerato che indica l'incontro tra la cultura azteca e il cristianesimo, modello di evangelizzazione perfettamente inculturata, con profondo valore ecclesiale e missionario, come ebbe a dire Giovanni Paolo II nel 2002 in occasione della canonizzazione di Juan Diego. Un'immagine cara al cuore di tutti i cristiani messicani, divenuta patrona dell'intero continente americano, attirando a sé la devozione di milioni e milioni di fedeli in imponenti pellegrinaggi nel corso dei secoli ai santuari costruiti nel tempo sui luoghi dove la Vergine si rivelò al santo indio.